Buonasera cari amici di Teleprima, eccoci qui come di consueto ad Area Gol nella settimana della sosta per le nazionali, ma ci sono veramente tantissimi argomenti di cui parlare, non solo l'Italia ma anche il mercato degli azzurri, cosa sarà il presente, il futuro, promossi e bocciati i primi bilanci dell'era Ancelotti. Prima di tutto però godetevi la nostra sigla. Ritornati cari amici di Teleprima, abbiamo mandato con orgoglio la nostra nuova sigla e non mi resta altro, prima di iniziare ovviamente a discutere con i miei ospiti, di presentarveli. Alla mia destra un graditissimo ritorno, Mauro Guerrera di footballnapolinews.it. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti i nostri amici telespettatori e buon Forza Napoli a tutti. Sempre. Un altro graditissimo ritorno, un collega, un amico che stimo tantissimo e lui lo sa, anche se un po' acciaccato, ma in via di ripresa, Francesco Vassura. Buonasera. Ciao, ciao Alessia, buonasera a tutti. Elegantissimo, complimenti veramente Francesco, un'eleganza impeccabile. Molto gentile. Alla mia sinistra l'avvocatissimo Mario Venditto, Club Napoli di Cercola. Ciao, buonasera. Alessia, buonasera a tutti. Ci eri mancato, avvocato. Ci voleva la tua presenza qui in questa settimana, abbiamo tantissimo da dire. Lo dici per l'audience, l'audience? Sì, ma poi so che proprio hai tutto il tuo seguito di persone. Sì, una caravan. Esatto, che aspettano proprio il martedì lì col telecomando. Sì, però si mettono dietro. Siamo anche in diretta su Facebook, quindi però ovunque. Si mettono dietro al televisore. Si mettono dietro, esattamente. E poi la nostra mascotte non poteva mancare, Luigi Montella. Buonasera Luigi. Buonasera Alessia, grazie. Sei felice grazie che è tornato l'avvocato? Certamente, la spalla mi mancava. Ah, vedi, cioè nel fuori onda ti tratta male, poi invece in realtà tanto amore. Bene, inizio subito con Mauro. Mauro, settimana della sosta, ma si iniziano già a stilare i primi bilanci in casa Napoli, anche se è un momento poi molto importante della stagione degli azzurri tra campionato, ma soprattutto Europa League, in particolare in questo mese di aprile, ormai quasi alle porte. Che momento è stato per il Napoli fino a questo momento? Come è stato Ancelotti in questa fase di campionato? Allora, secondo me la stagione del Napoli può considerarsi al momento positiva, anche perché è una stagione di semina, soprattutto in prospettiva della prossima stagione, che dovrebbe essere quella del primo vero Napoli di Ancelotti. Ancelotti quest'anno ha studiato un attimino le caratteristiche di tutti i componenti della rosa, tutto sommato è riuscito a difendere il secondo posto di Sarri della scorsa stagione, non solo, ma in cambio internazionale è riuscito ad andare anche più avanti, perché siamo riusciti ad arrivare ai quarti di finale in una competizione europea, cosa che nella storia del Napoli è successa appena 5 volte, quindi è sicuramente un risultato più che positivo. E ovviamente a tutti piace vincere, quindi anche a noi di Napoli, la speranza è che il cammino non si fermi ai quarti di finale, ma che possa arrivare fino a Baku e magari rialzare anche la Coppa, perché io penso che questo Napoli, per quanto ha fatto in questi ultimi 6 anni, merita davvero di vincere un trofeo importante come l'Europa League. È verissimo, Francesco, in che momento sta vivendo il Napoli? La sosta è arrivata nel momento giusto, nella settimana giusta, anche perché ovviamente c'è da ricaricare poi le batterie per un prossimo mese molto impegnativo.
Sì, adesso inizia un vero e proprio tour de force, partendo dalla sfida dell'Olimpico contro la Roma. Ci sono state, secondo me, due battute d'arresto importanti del Napoli di recente. La prima a Reggio Emilia contro il Sassuolo e la sconfitta con il Salisburgo. Comunque la qualificazione era praticamente archiviata, però è una sconfitta pesante. Anche un po' con l'Udinese ci sono stati dei tentennamenti, però come diceva molto bene il collega Mauro Guerrera, il Napoli sta giocando bene, la stagione non può definirsi negativa, è una stagione di transizione in vista di quello che sarà poi il prossimo anno. C'è da concentrarsi sul mantenere il secondo posto e, perché no, provare veramente ad arrivare in fondo a Baku. L'Arsenal è una squadra molto forte, probabilmente la seconda peggiore che poteva capitare al Napoli dopo il Chelsea, però ci sono tutti gli oli essenziali per due grandi partite e, perché no, per il Napoli per puntare alle semifinali. Assolutamente. Mario, un tuo commento sul Napoli di questa prima abbondante parte della stagione. Come diceva prima Mauro, è così. Questo è un anno di transizione, no? Che ho letto anche sul giornale, il primo vero anno di Ancelotti sarà quello prossimo. Ovvero dove giustamente lui, lo dicevamo pure nelle puntate scorse, no? Avrà fatto una valutazione della rosa e sicuramente avrà chiesto e chiederà al presidente i rinforzi che siano giovani, come lui ha già dichiarato, ma che comunque di grande prospettiva, se non qualche campione affermato che potrebbe essere poi la ciliegina sulla torta. Il campionato fino adesso è quello che giustamente si aspettava anche il Napoli, quindi di consolidare il secondo posto, come da questi anni, da parecchi anni a questa parte giustamente sta facendo, e andare più lontano quest'anno in Coppa, dove si spera che si arrivi in finale di vincerla. Con l'Arsenal sicuramente sarà una partita abbastanza impegnativa, perché è una delle squadre migliori in Europa, e quindi Ancelotti comunque ha già dato dimostrazioni in campo europeo, quindi in particolare con la Champions, di aver preparato al meglio quelle partite, in particolare quella di Parigi con il Paris Saint-Germain, dove ha dato grandi qualità proprio dal punto di vista tattico, che il Napoli proprio per un gol all'ultimo minuto di Di Maria, quindi è stato eliminato, perché là è stata la partita che ha eliminato il Napoli dalla Coppa. Detto questo, voglio dire, il Napoli, il campionato del Napoli è quello che si aspettava. Certamente non si aspettava questo grande margine con la Juve, perché diciamolo a tutti, comunque al di là del fatto che Ronaldo sta facendo la differenza con la Juve, però è il Napoli che è venuto un po' meno in alcune partite e quindi non ha mantenuto quella costante di risultati che giustamente aveva l'anno scorso con Sarri. Ma no, per fare il paragone proprio come dal punto di vista proprio tecnico. È certo che l'anno scorso puntavano di più allo scudetto, perché c'era più la possibilità, infatti poi si è visto, no, che per un pelo non ci siamo riusciti. Però si deve lavorare appunto proprio per questo, perché poi non è detto che ogni anno in Europa ti può andare bene, perché poi ecco quel sorteggio può essere tanto favorevole e tanto sfavorevole. È stato favorevole in questi primi due turni, dai sedicesimi agli ottavi, sia prima con lo Zurigo che poi con il Salisburgo, quindi è stata un po' un'urna favorevole al Napoli, anche perché comunque il Napoli è testa di serie, no? E quindi voglio dire, poi è normale che poi quando si accede alle fasi finali comunque si incontrano le squadre più forti e più blasonate. Quindi il Napoli, anche con la partita prossima domenica con la Roma, è una partita giustamente di consolidamento del campionato, quindi il secondo posto in particolare, e dedicarsi veramente a questa Coppa, che potrebbe essere anche un obiettivo, voglio dire, stagionale ormai dichiarato, e che comunque potrebbe dare poi senso alla stagione in corso. Ecco, Luigi, come obiettivo ovviamente l'Europa League, ma anche diminuire un po' il gap dalla Juve, approfittare di qualche passo falso che si spera ci sarà? No, non credo che diminuiremo perché l'anno scorso ho fatto un patto scudetto, adesso ho fatto un patto Europa, quindi si andrà avanti così, il gap esisterà sempre. Certamente Ancelotti adesso, giustamente come hanno detto gli amici, che è un anno di transizione, però lui sta valutando, facendo giocare quei giocatori che per vedere realmente ci confermare. Difatti, da come si parla,
quelli quasi sicuramente che andranno via saranno Rog, probabilmente Diavarà, Kirikes, tramite perché si infortuna sempre, e l'altro, non ricordo chi era. Verdi. Verdi. Ah, Verdi, bravo. Poi si deve valutare Mertens, perché Mertens, conoscendo De Laurentiis, che Mertens adesso guadagna 4 milioni e 3 all'anno, anche se gli fa un contratto di 4 milioni per 3 anni, sono 12 milioni. Lourdes saranno 24 e De Laurentiis ha un 32enne, non farà mai un contratto del genere. Quindi, giustamente, come dicevano gli amici, l'anno prossimo sarà il vero anno di Ancelotti. È vero, è vero. Ecco, siccome hai anticipato il tema di promossi o bocciati, perché si parla che sono tutti un po' sotto esame in vista del prossimo anno, Francesco, per ruolo, secondo te, chi sono i promossi e chi sono i bocciati, ovviamente, ad oggi? Ma diciamo che in breve, promossi partendo dalla porta, direi, sia Meret che Ospina. Non si può dare forse un giudizio su Karnezis, anche se quelle poche partite che ha giocato, ricordo la prima di campionato con la Lazio, fu molto bravo, quindi il giudizio è positivo. Meret è stato fatto un investimento importante per il futuro, sarà il portiere del Napoli da qui almeno i prossimi 10 anni, a mio avviso. Ospina continuerà il suo percorso di crescita, presumo vorrà anche giocare molto, anche e soprattutto in Europa. Per quanto riguarda la difesa, sicuramente Koulibaly è da 3-4 stagioni il principale protagonista del reparto più arretrato. Ci si potrebbe mettere anche Albiol, che comunque è un veterano e dà sempre il suo. Maximovic lo metto un po' nel limbo, perché ancora alterna partite molto buone ad altre dove invece sembra quasi un difensore spaesato, non proprio a suo agio. Per quanto riguarda il discorso terzini, Usai allo stesso modo, è un giocatore che comunque fa il suo, è un giocatore da sufficienza, il 6 lo porta a casa, ma spesso serve quel quid in più che possa aiutarlo. Idem Mario Rui. Goulam al momento è ad Anversa in Belgio a farsi curare, perché i problemi fisici ormai lo attanagliano da tempo. A centrocampo sicuramente top Fabian Ruiz, grande acquisto contro molti scettici che per la cifra investita dal Napoli avevano iniziato già a storcere il naso prima di vederlo giocare. Posso inserire tra i centrocampisti Verdi, ma va tra i flop, penso il principale flop della stagione, anche qui un investimento importante, ma il Verdi visto a Bologna, a Napoli non si è visto. Per quanto riguarda l'attacco invece, come dicevano gli amici del club Napoli, Mertens è ancora un punto interrogativo. La Cina lo tenta, soprattutto i soldi della Cina, perché arriverebbero contratti faraonici che oltre a Napoli in Europa nessuno può e vuole permettersi di dare a un giocatore che comunque ormai ha 32 anni. Bisognerà anche valutare un as, bisognerà vedere Younes che apporto eventualmente può dare. Sicuramente tra le conferme ci sarà Arek Milik, che continuerà ad essere il centravanti del Napoli, bisognerà vedere come verrà affiancato, però sicuramente ci sarà anche da intervenire sul mercato, perché alcuni giocatori faranno le valigie al termine della stagione. Mauro, stessa domanda anche per te. Beh, in linea di massima sì, sono abbastanza d'accordo con Francesco. Bisogna solamente capire che tipo di valutazione faranno De Laurentiis e Ancelotti, anche perché non dimentichiamoci che ci sono dei tetti alla rosa, quindi massimo i famosi 17 calciatori over 22 anni che possono essere inseriti in lista, quindi bisogna anche valutare se terranno Luperto come cresciuto nei vivai o insieme a Insigne, oppure se Insigne verrà ceduto magari per tenere Mertens. Bisogna vedere un attimino che valutazioni fanno anche in un'altra ottica, l'ambiente spogliatoio, vedere un pochettino chi è che più sposa la possibile rotazione, il possibile turnover, e chi invece lo sposa di meno, perché esistono anche di queste problematiche all'interno di uno spogliatoio. Di sicuro il centrocampo ha bisogno di rinforzi, perché numericamente siamo proprio ridotti all'osso, per giunta si è fatto male anche di Avarà, quindi abbiamo solo 3 centrocampisti di ruolo, che è molto poco, perché il centrocampo è il fulcro di una squadra, quindi così pochi calciatori è stato un attimino un azzardo averli da gennaio in poi. Anche se probabilmente la cessione di Hamsik era opportuna farlo in quel momento per incassare quanto più soldi è possibile poi da investire sul mercato. Ecco, soprattutto forse tutelarsi un po' prima, scusami se ti interrompo. Sì, tutelarsi magari sì, magari ad esempio io
adesso come tipologia, magari non proprio lui, però c'è il Sandro dell'Udinese, l'anno scorso ha giocato anche a Benevento, ecco, visto che era un rincalzo, Sandro che ha una grande esperienza internazionale, comunque è un giocatore che ha giocato nel Tottenham, quindi può giocare a ottimi livelli, magari un pensierino del genere io magari l'avrei fatto, prendendo Sandro, tenendolo pronto, lui sicuramente per giocare in un grande club, per giunta con la possibilità di fare anche le Coppe Europee, magari avrebbe anche accettato un ruolo di comprimario. Ecco, magari tutelandosi con un calciatore del genere, che avrebbe anche accettato un contratto a 6 mesi, perché non è più come l'anno scorso che bisognava inserire un calciatore in un meccanismo perfetto, con Ancelotti certo, non c'era questo problema. Quindi anche un giocatore per 6 mesi come Sandro, ma ripeto, è solamente un riferimento, non, anche se non lui, però come tipologia di calciatore, anche perché è fisico, tecnicamente non è male, come dicevo prima, esperienza internazionale, magari era un profilo che tornava utile per colmare quel vuoto che c'era a centrocampo, che si era venuto a formare con la cessione di 2 centrocampisti, Amsic e Rog. Quindi nel momento in cui ha intenzione di cedere anche Amsic, secondo me era opportuno tutelarsi. Però oramai è inutile piangere sul latte versato, c'è questo problema a centrocampo, quindi al di là delle scelte che possa fare Ancelotti, sicuramente almeno 2 centrocampisti vanno acquistati. Sulla fascia destra, come esterno basso, il mix giusto che vorrebbe Ancelotti è una via di mezzo tra Marquì e Yusai, vale a dire un terzino capace a fare bene la fase difensiva, che in questo momento sa fare meglio Yusai, ma deve stare anche bravo a saper spingere sulla fascia, a dialogare con il compagno di fascia, e bravo anche a mettere dei cross in mezzo come sa fare Marquì e non sa fare Yusai. Quindi in quel ruolo lì forse cercheranno un difensore che possa abbinare le qualità di entrambi e sposare al massimo, al meglio, ottimizzare al meglio quella che è l'idea di calcio di Ancelotti. Purtroppo mi dispiace per Verdi, un giocatore sul quale sono stato molto scettico fin dall'inizio, perché per me, magari io spero di essere smentito da qui a giugno, un calciatore che ha 26 anni, il top l'ha toccato con il Bologna, in una squadra che giocava di contropiede, quindi con spazi aperti avanti, e non in una squadra che imponesse il proprio gioco, io ero decisamente scettico, perché un conto è giocare con gli spazi a disposizione, e Verdi era ottimo per questo tipo di gioco. Un altro conto è giocare in una squadra che impone il proprio gioco e quindi gli spazi sono ridotti all'osso. Ci siamo fatti un attimino tutti quanti affascinare dalla sua capacità di battere le punizioni di destra e di sinistra, però mi auguro che la scelta non sia legata solo a questa caratteristica di Verdi. E quella purtroppo è stata una delusione un po' per tutti quanti, perché tutti ci aspettavamo, soprattutto dopo l'enfasi del mese scorso di gennaio, non 2019-2018, che ci aspettavamo Verdi quale salvatore della patria, come il giocatore in più. Poi invece quest'anno ha dimostrato che forse non sarebbe stata l'arma vincente per vincere lo scudetto. Mario, sei d'accordo? Verdi? Beh, diciamo che Verdi ha avuto pure degli infortuni, quindi è come Milik, un po' ancora da testare e da provare. Io credo che l'anno prossimo sarà ancora parte integrante del progetto, per mio modo di vedere, anche perché non è che ha fatto una stagione dal punto di vista atletico e muscolare, voglio dire, ha avuto comunque dei parecchi infortuni. Quindi secondo me è uno dei tanti che comunque verrà ancora messo in discussione. Sicuramente alcuni, tipo Diawara e anche Kirikes o l'altro a centrocampo, che forse probabilmente avranno già la valigia pronta. Però il discorso che facevo anche l'altra volta, no? E come Younes la stessa cosa, quindi comunque sarà uno sfoltimento della rosa sicuramente su indicazione di Ancelotti. Però il problema è che ti dicevo l'altra volta, dicevo prima, è che è vedere poi l'anno prossimo cosa pretende Ancelotti per il suo gioco e quindi per il contesto che lui comunque sta cercando di creare, e le idee del presidente, perché comunque al momento è compace, no? E quindi voglio dire, all'inizio con il presidente, l'allenatore a vita, Ancelotti grande allenatore, come lo disse anche con Mazzarri e con Sarri. Il problema è veramente l'anno prossimo, dove poi a giugno e a luglio, dove si farà il calciomercato, vedere gli obiettivi sicuramente condivisi, no, con il presidente, però anche con le scelte giustamente di Ancelotti, che andrà proprio a mirare i profili che a lui servono proprio per lottare, non dico per lo scudetto, ma quantomeno a lottare. Poi in Europa lo sappiamo come ci sono squadre molto più forti, e quindi comunque si tenta la strada europea, ma è un obiettivo secondo me più che altro di resistenza, e quindi non tanto meno di arrivare fino in fondo, cosa che poi il presidente ha dichiarato più volte, no?
che il campionato per lui, voglio dire, mo si vince o non si vince, per lui è ininfluente, perché basta rientrare nei quattro posti per andare in Champions, e quindi per entrare dal punto di vista economico delle entrate che giustamente permettono poi a Napoli di fare mercato. Quindi il problema maggiore, ripeto ancora una volta, è vedere le idee, diciamo, condivise tra il presidente e l'allenatore, e poi quelle che poi le scelte saranno per la formazione proprio della squadra, al di là delle cessioni che poi sicuramente verranno fatte. È quello che mi preoccupa di più, perché poi il presidente sotto questo aspetto è bravissimo, no? Dal punto di vista di promesse, diciamo, di investimenti, poi all'atto pratico poi giustamente si vede che, voglio dire, viene un po' meno, ma non perché giustamente lui deve vedere i bilanci, i grandi campioni non li prenderà sicuramente, anche se si parla forse probabilmente, ma non credo che, voglio dire, sì, quello di James Rodriguez che mo è di proprietà del, sì, ma sicuramente non lo prenderà, James Rodriguez che è proprietà del Real Madrid, che sta in prestito, mi sembra, col diritto di riscatto al Bayern Monaco. Oh, si parlava persino di un trittico dal Real Madrid, vabbè, cioè con Isco addirittura, figuriamoci, un fantamercato bello ricco questa settimana. E quindi questo è il problema, che venga, che per la moto di un Fabian Ruiz, un nuovo Fabian Ruiz, voglio dire Fornals, secondo me Fornals è quasi fatto. Sì. Ma anche problema, se dovesse arrivare Veretout dalla Fiorentina, sarebbe un ottimo acquisto. Ma il problema, io sono sempre convinto, al di là dei buoni giocatori, perché attualmente sono solo buoni giocatori, campioni secondo me non è che ce ne stanno tanti in giro. Però quello che ti fa fare poi il salto di qualità è il campione, parliamoci chiaramente. Su questo sono d'accordo con te, però il Napoli purtroppo ha un limite per quanto riguarda i campioni. Deve essere bravo a fare come ha fatto con Cavani, cioè prenderlo sapendo che è forte prima che diventasse forte. Lo stesso con Lavezzi, con Hamsik, oppure deve essere bravo ad avere il Benitez di turno, e mi auguro che Ancelotti sia tale, di riuscire a ottimizzare i famosi 64 milioni di Cavani, prendendo gli Albiol, i Reina, i Caglion, giocatori di ottimo, i Koulibaly, i Goulam, insomma. Beh, tutti Koulibaly è stato a costo zero, quasi. E Higuain, quindi se lui riesce a ottimizzare i soldi, che insomma i 20 milioni di Hamsik, più quelli che arriveranno da quel paio di cessioni, delle quali secondo me una importante ci sarà, secondo me se riesce a ottimizzare questi soldi come ha fatto Benitez ci potremmo anche divertire, anche perché sono convinto che quest'anno De Laurentiis forse uno sforzo lo farà, e ti spiego anche per quale motivo, che cosa mi spinge a pensare di arrivare, non perché lo sappia, perché con De Laurentiis non ha piacere di arrivare, ma poi è imprevedibile, voglio dire, quindi però io penso questo, perché l'Inter cambia allenatore, la Roma cambia allenatore, la Juventus cambierà allenatore, il Napoli non dovrebbe cambiare allenatore. Quindi potrebbe essere l'anno in cui partiamo noi in una sorta di vantaggio rispetto agli altri, cosa che non è successo l'anno scorso, perché siamo stati gli unici a cambiare allenatore. Invece noi quest'anno partiamo da un vantaggio, che saremo gli unici a avere lo stesso allenatore dello scorso anno. Quindi proseguiamo il lavoro, un lavoro già iniziato, invece le altre dovrebbero ricominciare da capo. Magari non è il problema della Juve, perché la Juve c'ha i campioni, questo sicuramente. Però magari già è un passo avanti, che non dobbiamo avere quell'inizio dove paghiamo lo scotto del rodaggio, allora, delle nuove idee, dei nuovi allenamenti, tutti adesso stesso. Voglio solo interrompere, questo è pure vero, perché noi l'abbiamo visto pure con Sarri, noi i 3 anni di Sarri, che, voglio dire, ha continuato un progetto in crescita. Esatto, anche questo. Però rispetto al Napoli, non dico tanto la Roma, ma l'Inter, o quantomeno anche il Milan, comunque sono società che non è che investono tanto per poi formare i ragazzi e poi arrivare ai campioni come Cavani, Clavizia, eccetera, eccetera. Sono società che mirano direttamente a vincere. Quindi comunque prenderanno campioni. E se, voglio dire, viene un allenatore bravo, tanto per dirne uno, all'Inter va Conte. Voglio dire, Conte è un allenatore che, se ha dei giocatori abbastanza forti, comunque ti farà un grande campionato. E comunque, a prescindere che poi il Napoli è agevolato, perché comunque continua un progetto tecnico con Ancelotti, e lì poi bisogna vedere che la qualità sull'investimento che il Napoli poi andrà a fare, la necessità di fare anche un grande mercato, insomma, sicuramente non basterà solo la continuità del progetto, che ti ripeto, per esempio la Roma è vero, comunque la Roma ha dei giocatori fortissimi, comunque ha preso, per dire, Kolarov, che, voglio dire, non è che l'ha fatto crescere, era già, voglio dire, forte. Però anche è vero che la Roma ha stravolto il centrocampo cedendo la Ingolan e Strootman, quindi sicuramente, ma non è poco. Ha fatto una scelta, voglio dire, proprio societaria, quindi
Giuseppe di far cassa, no? Vabbè, Nainggolan è stato un problema più che altro disciplinare, perché lo sappiamo il giocatore come fuori dal campo. No, ma grande motivo, comunque stavolta c'è uno campo, qua ha ceduto Salah, ha ceduto Gervinho negli anni, ha ceduto anche il portiere, quindi... Ma al di là delle cessioni, però che cosa mi collega al discorso di... Comunque prendono giocatori già forti, non so se mi sto spiegando. Ma quest'anno non è stato così la Roma, però. Quest'anno la Roma ha preso tutte scommesse. Ma comunque le milanesi saranno... Voglio dire, infatti già si è visto, voglio solo dire che si è visto con l'investimento di Piontek, no? Col Milan, che fino a quando non c'era Higuain mezzo morto, e Piontek e il Milan comunque ha fatto delle vittorie, 5-6 vittorie consecutive, quindi là si vede pure la qualità del giocatore, quindi che ti permette poi alla squadra di fare il salto di qualità. Vai Luigi. Io dico che le uniche due squadre che non sono da rifondare sono il Napoli e il Milan, le altre per me sono le altre sono da rifondare, sia l'Inter, la Roma, pure la Juve, perché la Juve certamente Ronaldo col passare degli anni non avrà sempre lo stesso rendimento, quindi si dovrà vedere. La Juve secondo me dipende, scusami se ti interrompo, perché se dovesse vincere la Champions allora secondo me rivoluziona tutto. Anche io penso così. Cambia tutto. Ma se non dovesse vincere la Champions secondo me conserverebbe questo, speriamo che non la vince, zoccolo duro ancora per un'altra stagione, magari metterebbe insieme a Ramsey qualche altro grande campione per vincere finalmente questa loro Champions, che la Juve sta la Champions come noi siamo lo scudetto. Comunque speriamo che non la vince. A prescindere. Tu lo so che tu da giornalista. No, mica per quello, assolutamente. Io non sono abituato a tifare contro. C'è io una corrente di la guardo con la massima indifferenza, quindi se ad esempio l'anno scorso non ho avuto problemi ad ammettere che a Madrid ha fatto una grande partita. Però ho anche così come ho ammesso che contro il Manchester in Svizzera ha fatto schifo. Anche dei demeriti del Real Madrid. Cosa? Sì, anche perché però comunque la Juve ha fatto una grande partita. Fuori casa 3-0. Parliamoci chiaro, non sono andati in campo convinti di... Senza ombra di dubbio, quindi, però comunque però, ha fatto una bella partita, senza ombra di dubbio, così come l'ha fatta anche in casa con l'Atletico Madrid, anche lì per demeriti magari, però è andato in campo con lo spirito di voler passare il turno, quindi secondo me questa è l'arma in più che in questo momento c'ha la Juve rispetto a noi, ha uno spirito, un modo di approcciare, di prepararsi ad aggredire la partita, cosa che noi in questo momento ancora non abbiamo. Se riusciamo a fare questo scatto in avanti ci potremo divertire l'anno prossimo. No, questo è vero, però ciò non toglie che è sempre aiutata per me. A prescindere. Non toglie, perché già se tu vedi il calendario, come gli hanno fatto le prime 10 partite? Proprio perché dovevano pensare alla Champions, dovevano essere sicuri, difatti, noi sì. Io ci vado sempre sulla Juve. La parentesi Juve Luigi ci deve Juve, sì, però vabbè, non diciamo sempre le stesse cose, non mi rendo conto come si fa ancora oggi che un personaggio come Luciano Moggi va negli spogliatoi e poi va a parlare con l'altro, uno che è deferito, è radiato. Come si fa? Perché succedono queste cose? Diceva giustamente Mario Mandelario, questo aspetto della Juventus non piace a nessuno, non solamente a noi a Napoli, ma quello che mi risulta in gran parte dell'Italia, non juventina, questo aspetto qui non piace a nessuno. Però io ho parlato della Juve in che senso? Proprio per spiegare cos'è che manca ancora a Napoli di importante, cioè quel modo da aggredire, ad esempio. La cattiveria a noi manca. La cattiveria agonistica. Però non solo questo, proprio l'assetto societario, al di là di tutto. Ma può essere anche questa una conseguenza dell'assetto societario, perché magari avendo il Moggi di Napoli, non quello della Juventus, il Moggi di Napoli, l'Allodi di Napoli, del Napoli dello Scudetto, magari un dirigente che è navigato nel mondo del calcio, magari qualcuno che abbia anche vissuto, io questo mi aspetto da Ancelotti ad esempio, che abbia vissuto determinate esperienze anche come calciatore, magari potrebbe portare questo aspetto in più. Per questo dico, quest'anno è stato un anno di semina, dove Ancelotti ha capito i pregi e i difetti di questa squadra, dove va migliorata, dove invece è stata va... anche dichiarata proprio dalla società, no? L'anno scorso con Ancelotti si apriva un nuovo ciclo. L'anno scorso ha fatto un patto scudetto, loro avevano la mente del giocatore stava sullo scudetto. Quest'anno è diverso, De Laurentiis solo Ancelotti poteva prendere. Secondo me solo Ancelotti, perché è uno che... Per far dimenticare Sarri e Napoletani, Perché Napoletani con Sarri hanno trovato un film particolare. Sono 15 anni
che ha preso il Napoli. Sono 10 anni che ci tiene in Europa con i conti a posto e non è da poco. Parliamoci già. No, ma infatti sono d'accordo su questo. Io non è che sono un pro De Laurentiis, no. Io lo critico sullo stadio, su tante cose, insieme al comune, perché è un'indecenza andare a vedere la partita a Napoli. Parliamoci già. Io ci vado, quindi su queste cose. Però come imprenditore, come è il Napoli attuale, bisogna ringraziarlo. No, ma assolutamente. Cioè, si discute queste, per l'amor di Dio, per la... Voglio dire, lui comunque ha portato il Napoli diciamo ad un livello, voglio dire, abbastanza chiaro e forte, che voglio dire, al di là della questione che lui compra o non compra, comunque ha portato dei giocatori e comunque sta facendo dei campionati da 10 anni a questa parte veramente ad alto livello. Il problema, no, ma non è il problema del top player. Quest'anno, no, però che cosa di importante qualcuno, farà top ma io credo no? Che lui investimento su un calciatore di 32-33 anni o 30-31 anni non lo farà mai, non è proprio nel suo costume fare queste cose, non lo farà mai, credo. Sempre i Fabian, a parte che pure ci hanno tentato però magari questo dovrebbe anche essere l'anno che non è che compra Ronaldo Messi. Però magari potrebbe prendere, ad esempio, però sempre come riferimento, quindi non mi raccomando, non lui in particolare, il Casemiro della situazione. Cioè quel giocatore che ha un'esperienza internazionale talmente alta, quell'abitudine talmente importante di vincere. Sì, sì, perché comunque chi viene da Real Madrid è abituato a vincere, ragiona con l'ottica di puntare all'obiettivo finale. Quindi anche questo un gioco, il top player Messi non verrà mai a Napoli, quindi scordiamo. No, ma, sì, ma non per il cartellino, no. Perché il cartellino De Laurentiis gli può spendere i soldi per il cartellino, perché il cartellino viene ammortizzato in più anni, perché De Laurentiis in questo è bravissimo. Il problema purtroppo è l'ingaggio, perché se Ronaldo 100 milioni il cartellino si può comprare, perché in 4 anni è come se il Napoli comprasse un Ronaldo da 25 milioni all'anno, il problema sono i 30 milioni netti, diventano 60 lordi di ingaggio. Certo. Allora, perciò il top player non potrà mai venire, non perché De Laurentiis non voglia comprarlo, perché non ci sono proprio i fondi per poterlo comprare. Ma io sono d'accordo con te. Però ad esempio, un Casemiro, d'accordo. Oppure come dicevo, abbiamo detto prima, il Mertens e l'Higuain della situazione, che prendono un ingaggio... Ad esempio, Veretout piglia appena 900.000 euro all'anno. Sarebbe quindi, un giocatore proprio sarebbe per un il giocatore, Napoli, sarebbe un ottimo, che un ottimo investimento. Comunque ti alza il livello, sì, però non ti scombina al tempo stesso le casse. Esatto. Quindi non arriverà più magari il Diawara, per fare un esempio, con una grande scommessa, ma arriva una certezza come Veretout, sì, che sì, però è non vero, è il vero. Grande top player che potrebbe... No, sono d'accordo, sono d'accordo. La stessa cosa, sperando che, sappiamo che non sperando, che Angelotti è come Benitez, mentre ci ha portato gli Albiol, Caleon, Higuain, quindi Angelotti con l'esperienza, con la conoscenza che ha a livello europeo ci porterà qualcosa ci fa fare un bel salto di qualità con giocatori, come dice te, non top player proprio, ma comunque... Che scusa, per esempio ci sta Rabiot, che è un grandissimo giocatore secondo me. Chi è? Rabiot del Paris Saint-Germain. Sì. Secondo me è un grandissimo giocatore, sì. Per giunta giovanissimo. Parametro zero. Il Napoli non avrebbe problemi a prenderlo. Però nel momento in cui entra in competizione con il Barcellona, con il Real Madrid per l'ingaggio, Napoli purtroppo è perdente. E poi sotto questo non punto dimentichiamo di vista, non pure il tetto che ci allude gli ingaggi. Poi non può accontentare uno e scontentare tutti gli altri, perché iniziano... a buttare calci. Allora, se la critica secondo me va mossa a De Laurentiis sotto questo punto di vista qua, che in questi anni non ha trovato ancora la chiave giusta di poter migliorare il fatturato, di poterlo innalzare al punto tale da poterci permettere un giocatore che è un qualcosa di più di quelli che attualmente abbiamo. Magari, ripeto, non parlo di Ronaldo, magari un qualcosa subito sotto. Purtroppo in questo momento il fatturato del Napoli non permette, per mancanza di volontà, ma non permette proprio dal punto di vista materiale di poter fare un investimento però del genere. Devo dire pure la verità che al di là di tutto non è che ci sono poi grandi campioni che voglio dire in giro, che ci sono buoni giocatori, ma ormai diciamo i Ronaldo, come tu dicevi, Messi, no. Non esistono più. Sono buoni giocatori che vengono a volte anche sopravvalutati rispetto a quello che poi è il costo del cartellino. Quindi voglio dire, è difficile anche scovare di nuovi talenti e probabilmente Angelotti sotto questo aspetto potrebbe dare indicazioni in tal senso, no? Però giustamente se lui dovesse dare qualche indicazione di qualcuno
che potrebbe veramente alzare il livello tecnico, e poi il presidente dovrebbe poi lui scegliere se farlo o meno. Questa è la discussione, non è che il presidente non li voglia comprare, però no, assolutamente no. Il problema è individuarli, ti ripeto, come come Fabian Ruiz, no? Voglio dire, si può scovare, però è difficile poi scommettere e quantomeno poi nel campionato italiano dimostrarsi e, voglio dire, poi dimostrare il proprio valore, che non è tanto facile, che poi lo sappiamo, il campionato italiano è molto duro. Ma dei ritmi poi serrati, non c'è il tempo di aspettare. Tutto ruota quindi intorno al Napoli, a De Laurentiis, Ancelotti. Prima di parlarne però, qualche minuto di pubblicità e torniamo subito qui ad Area Gol. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Uno dei più ambiziosi programmi italiani per la trasformazione di uno storico quartiere, simbolo dell'industrializzazione, in un luogo all'avanguardia per lavorare. Tecnocampus nasce dal progetto di riconversione dell'area industriale dismessa nel 1989 dalla fabbrica Pisana S.p.A. del gruppo francese Saint-Gobain. Un progetto che ha saputo rispettare l'architettura originaria del luogo, rendendola perfettamente funzionale alle attività di un terziario avanzato. Tecnocampus è un luogo vitale. L'albergo, con il suo centro congressi da 1200 posti complessivi, offre oltre 2500 metri quadri di aree espositive. L'attività convegnistica è destinata ad espandersi ulteriormente con la prossima apertura di un secondo centro congressuale da 2000 posti. A Tecnocampus si è tenuta la nona edizione del Forum Internazionale della Piccola Industria e ha ospitato l'Italian Film Market, la sezione del Drake International Film Festival riservata agli scambi di progetti e film. Tecnocampus offre uffici per realtà piccole, medie e grandi e permette di modulare gli spazi secondo le esigenze del cliente. Un centro facile. Chi sceglie Tecnocampus ha davanti a sé un unico interlocutore che faciliterà al massimo le operazioni di insediamento. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex Saint-Gobain Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Eccoci qui, ritornati ad Area Gol dopo un pizzico di pubblicità. Abbiamo parlato del futuro del Napoli, ma anche ovviamente del presente, un po' di mercato, di promossi e di bocciati, anche di De Laurentiis, Ancelotti, e ci soffermiamo proprio sul tecnico del Napoli, che è stato protagonista in questi giorni di un bellissimo botta e risposta con gli studenti della LUISS. Quindi andiamoci a vedere un estratto. Faccio una premessa: è stata una diciamo, giornata molto emozionante, perché ho ricevuto e ricevo tantissimi complimenti. Sono stato in posti che a me l'università mi mette un po' di imbarazzo, perché non l'ho mai frequentata, quindi mi metteva in imbarazzo la scuola superiore, ho detto figurarsi all'università. E questo status che avevo da giovane me lo mantengo. È un luogo che mi crea, perché non so realmente come funziona, perché una volta ti dicevano, ti obbligavano a studiare, qua all'università non ti obbligano a studiare, devi studiare per conto tuo, quindi diciamo aumenta notevolmente il senso di responsabilità. Quindi grande, grande emozione sempre e tantissimi complimenti, ma rimane il fatto che faccio solamente ed esattamente quello che mi piace fare, che ho avuto la fortuna di fare, della quale mi sono appassionato quando ero molto piccolo, molto giovane, e continuo ad essere appassionato nonostante che l'età abbia cambiato me e il tempo ha cambiato alcuni, sta cercando di cambiare alcuni concetti di questo meraviglioso sport, che rimane
a mio modesto parere, un meraviglioso sport e una grandissima passione. E poi dopo, e quindi si cerca di fare, e cerco di fare tutto quello che è possibile per tutelare questa passione, questo ambiente, che ritengo e continuo a ritenere l'ambiente più sano che esista. E allora quando ci sono delle manifestazioni, questo che vanno contro a questa mia passione, contro questa mia intenzione di tenere questo mondo pulito, cerco di fare tutto quello che è nelle mie possibilità. E mi ha aiutato il fatto che dopo 9 anni all'estero, ritornare in Italia per certi versi è stato molto piacevole, ed è molto piacevole perché all'estero ci sono problematiche di varia natura. Per un allenatore la problematica più grande di vivere all'estero è il linguaggio, cioè parlare, diciamo, a un gruppo di persone, calciatori in questo caso, con una lingua che non è tua. Si può parlare da un punto di vista tecnico, ma non si riesce a trasmettere le emozioni. Allora tante volte, diciamo, la trasmissione dell'emozione verso un gruppo di persone è molto più importante che una trasmissione tecnica, lineare, pulita. E l'emozione si può trasmettere solo con la lingua. Beh, intanto il Napoli, limbo, mi sembra una parola grossa, perché se il Napoli è nel limbo, a parte la Juventus, le altre dove sono? Inferno. Quindi limbo mi sembra una parola grossa. Il Napoli è, diciamo, nell'ultimo periodo, non voglio parlare di quest'anno, è stato nell'ultimo periodo ai vertici del campionato italiano, sempre dentro la Coppa dei Campioni, che è una competizione molto importante. Poi dopo, e questo è il risultato, e questo è l'obiettivo, poi dopo c'è il risultato sportivo, ma questo è anche un risultato sportivo. Insomma, ci sono le squadre che vincono e ci sono le squadre che non è che perdono, che sono vinte, se si userebbe dire. Il Napoli credo che ha fatto negli ultimi 12 anni dei passi da gigante, è costantemente nelle prime squadre d'Europa. Io credo che questa squadra, e l'ho detto tante volte e lo ribadisco, è molto vicina a raggiungere un risultato sportivo importante, perché gli altri risultati li ha raggiunti, perché è una società sana, è una società che ha un progetto chiaro, è una società che, diciamo, investe in base a quello che ricava. E questo credo che sia, oramai ci sono anche delle regole europee che ti impongono a fare questo, ma è nel DNA di questa società andare avanti in questa maniera. E se io sono andato a allenare il Napoli perché condivido e accetto questo progetto, che a mio modesto parere anche a livello tecnico è un progetto che, diciamo, mi piace, perché c'è il desiderio di investire sui giocatori giovani, e quindi io credo che siamo vicini ad ottenere, diciamo, dei risultati sportivi importanti, perché i risultati, diciamo, di altra natura, economici, sono già stati raggiunti dalla società. Beh, l'Idolm è stato un maestro molto importante nella formazione come calciatore, e soprattutto a distanza di tempo, diciamo, nella gestione, nel modo di relazionarsi con gli altri, credo che è stato, diciamo, una persona di grande riferimento. Mi è sempre piaciuto il suo modo di comunicare con gli altri, di avere un rapporto con le altre persone, e credo che da quel punto di vista lì, a livello, diciamo, di comunicazione, lì è stato un grande. Non dico che ho imparato da lui, perché credo che nella relazione tra le persone diventa di fondamentale importanza che tipo di carattere hai. E il carattere te lo formi, diciamo, con le esperienze che hai vissuto, con gli esempi
che hai seguito da giovane, no? Nel senso che dicono tutti che sono un tipo tranquillo, calmo, posato, ma tante volte questo diventa un limite nel lavoro che facciamo, perché tante volte ti chiedono tutto il contrario. Quando diciamo le cose non vanno bene, la prima cosa che ti dicono è: sei troppo buono, sei troppo tranquillo, hai una relazione troppo buona con i giocatori, devi usare la frusta. E quindi diventa, se per certi aspetti è un vantaggio, per certi altri diventa un limite, ma io non posso essere diverso, nel senso che diciamo tutto il percorso di, diciamo, della mia crescita è stato legato tutte a persone che con questo tipo di carattere. Ho avuto, diciamo, un padre che è sereno, calmo, tranquillo. Ho avuto un maestro che non mi ha mai usato la frusta. Ho avuto l'idol che era calmo, sereno, tranquillo. Quindi sono cresciuto con questo tipo di carattere. Se tu mi chiedi di fare altro, non sarei credibile nei confronti degli altri. E la credibilità in un rapporto che sia tra diciamo genitore e figlio, tra alunno, professore, tra allenatore e giocatore, è la credibilità. Se tu non sei credibile, non puoi costruire un rapporto positivo. Allora, quelli che mi dicono devi usare la frusta, io gli dico ne devi trovare un altro, mandami via, perché io non sono capace di usare la frusta. Carlo, ti aveva chiesto di tuo figlio. Ti aveva chiesto di tuo figlio. Mio figlio, dunque, ha fatto scienze motorie, è diventato preparatore atletico, ha avuto il culo. Questa è sarriana, questo. No, che l'ho portato al Paris Saint-Germain, e poi dopo è venuto a Real Madrid, a Bayern Monaco, e dopo a Monaco ho fatto il corso allenatori. È molto bravo, punto. Mister, un attimo solo di tregua. Voi capite perché le persone sono le migliori del mondo? Perché sono qui con dei ragazzi e di fronte alle emozioni ancora si commuovono. Grande al cielo. Un altro difetto. Francesco, delle bellissime parole di Ancelotti, che si è commosso poi parlando del figlio, ed è stata una scena bellissima, infatti applausi scroscianti, però c'è un passaggio secondo me molto importante, perché gli hanno chiesto, domanda di uno studente, il Napoli un po' nel limbo, cosa fare insomma per effettuare il tanto agognato salto di qualità, e lui ha risposto: se il Napoli è nel limbo, le altre dove stanno? E vabbè, lì è scattata una risata generale. Non ci sono squadre che perdono ma vinte. Questa squadra è molto vicina a raggiungere un risultato sportivo importante, una società sana che investe in base a quanto ricava. E qui ci ricolleghiamo al discorso precedente. E fa investimenti. Condivido e accetto questo progetto che mi piace veramente. Sì, il progetto, fino a luglio. Il progetto è buono. io credo che anche l'intenzione di Ancelotti sia quella di restare, perché per Ancelotti è una sfida nuova. Credo che difficilmente lui si sia trovato in questa situazione, sia al Milan, che al Real, che al Chelsea, che al Bayern, aveva delle squadre veramente forti. È arrivato a Napoli, ha proseguito cambiando qualcosina ma lasciando intatto quello che di tanto buono aveva fatto Sarri, e ha deciso di portare avanti il suo progetto, cambiando un pochino modulo, giocatori, sicuramente qualche differenza c'è stata rispetto alla passata stagione. Il progetto lo affascina, proprio perché secondo me lui non ha mai fatto qualcosa del genere in vita sua,
è sicuramente intenzionato, la città gli piace molto, gli piace l'ambiente, gli piace anche il presidente, il suo modo di ragionare, il modo di fare, di vedere il calcio, di vedere il cinema, parlano di tanto altro, l'ha detto a più riprese. Quindi sicuramente è importante questa sua espressione. Per quanto riguarda sicuramente il discorso del limbo, la stagione del Napoli è positiva e non lo posso dire io, lo devono dire tutti, perché sicuramente l'obiettivo principale è quello di far crescere la squadra. È giustissimo che il tifoso, dopo che sta inseguendo il secondo posto, voglia il primo posto, perché è il passo successivo. Però è un passo che deve essere fatto in maniera graduale, perché la Juventus ha dimostrato di essere ancora una squadra forte. Il Napoli è in lotta comunque per l'Europa League, può provare a vincerla, non è facile, ma sarebbe sicuramente un trofeo importante che potrebbe ridare grande entusiasmo alla piazza. Quello che è successo al ritorno da Torino lo scorso anno non lo dimentica nessuno, quindi sicuramente la città è pronta, ha dimostrato comunque di essere pronta anche per queste situazioni. Sicuramente serve l'ultimo passo, chissà, magari proprio in questa stagione, quindi serve l'ultimo sprint, perché ormai il campionato è chiuso, è importante chiudere al secondo posto anche per un discorso di prestigio e perché no, per dare un messaggio alle altre squadre, di dimostrare che il Napoli è ancora lì, ci riproverà il prossimo anno, ma tutte le altre devono fare due scalini, sia per raggiungere il Napoli che poi per raggiungere la Juventus. Poi c'è il discorso Europa League, vediamo come andrà, il Napoli per me ha le carte per arrivare fino in fondo. Ti aspettavi questo Ancelotti nel suo primo anno a Napoli? Perché appunto c'è sempre una fase di rodaggio, anche sì, ovviamente di inserirsi al meglio in città. Mi aspettavo un Napoli tra le prime quattro, a mani basse, perché Ancelotti è un tecnico che non si può discutere e il palmarès parla per lui. Quindi sicuramente non credevo questa, ad esempio, una stagione così dell'Inter, perché quella purtroppo si potrebbe definire stagione fallimentare. Il Milan è ancora in corsa sicuramente per la Champions e per la Coppa Italia, quindi comunque una competizione, un trofeo lo può portare a casa. Però Ancelotti, secondo me, ha fatto il massimo. Contro questa Juventus ha fatto il massimo, perché era un anno comunque di transizione. La Juventus ha aggiunto ad un blocco già fortissimo di suo, se non il primo, il secondo giocatore più forte al mondo attualmente. Quindi sicuramente ha fatto un investimento importante. Napoli, secondo me, ha fatto quello che doveva fare, provare a ricucire il distacco dalla Juventus. L'unico neo potrebbe essere la Coppa Italia, però ha giocato una partita a Milano che meritava onestamente di perdere ed è stato eliminato. In Europa League è ancora in corsa, quindi ha detto bene Ancelotti, se il Napoli è nel limbo, le altre dove stanno? È vero, è vero. Mauro, cosa ti ha colpito in questi mesi di Ancelotti? La serenità, soprattutto per come ne parlano bene tutti i calciatori in ogni intervista che fanno, hanno sempre una parola di elogio per questo allenatore, quindi vuol dire che è uno che sa farsi voler bene. E sono anche parole, insomma, dette anche da ex calciatori, grandi calciatori, tra i quali anche Ronaldo, che con Ancelotti comunque ha mantenuto un rapporto, un feeling straordinario dopo l'esperienza a Madrid. Quindi vuol dire che questo allenatore sa farsi voler bene, sa trasmettere qualche cosina anche ai ragazzi. Io vorrei solo però, allacciandomi al discorso di Francesco, il secondo posto è giusto difenderlo, per carità, però mi piacerebbe far passare un messaggio. Se dovessimo sacrificarlo per arrivare in finale, non dovrebbe essere un dramma. Perché secondo me potrebbe anche capitare che andando avanti magari riusciamo a fare un bel quarto di finale con l'Arsenal, andiamo avanti, magari in semifinale un turnover, far riposare qualche giocatore importante per la semifinale, secondo me potrebbe costarci qualche punto. Non deve essere un assillo il secondo posto, l'importante è arrivare nei primi quattro, solamente per mantenere quella posizione Champions e in prospettiva del mercato futuro, perché gli introiti della Champions sono diversi da quelli dell'Europa League, come ben sappiamo. Ragion per cui arrivare tra le prime quattro deve essere un obbligo. Il secondo posto ovviamente sarebbe una cosa davvero gratificante, però se dovessimo eventualmente perderlo, cosa che non si augura nessuno, perché siamo riusciti ad arrivare in finale, non deve essere un dramma, deve essere comunque preso, secondo me, come un qualcosa di positivo, anche l'eventuale terzo posto con la finale di Europa League. Quindi qualificazione Champions deve essere il minimo obiettivo. Arrivare in finale deve essere un'ambizione, non un sogno, ma un'ambizione, un altro obiettivo. Se questa finale ci dovesse costare qualche punticino in classifica, non deve essere assolutamente una tragedia, secondo me. Mario, concordi? E cosa ti è piaciuto di Ancelotti? Diciamo che Ancelotti trasmette anche serenità, no? Perché giustamente anche i calciatori, avendo di fronte un allenatore così importante,
avendo vinto anche molto, quindi comunque trasmette serenità e voglio dire anche dal punto di vista tattico i ragazzi lo seguono, perché, proprio perché lui comunque ha vinto e quindi sanno che comunque è bravissimo sotto questo aspetto anche come dialogo, no? Perché poi sentivo alcuni calciatori che con Sarri alcuni di loro non avevano proprio nessun dialogo con, proprio con l'allenatore. Invece, non erano presi in considerazione, no, no, ma diciamo, al di là della considerazione meno tecnica, no? Che l'allenatore poi valutava sì. O meno poi per farli giocare, comunque proprio come a livello comunicativo dicevano e confermavano che comunque con Sarri non avevano proprio questo rapporto idilliaco. Con Ancelotti invece è come se fosse un buon padre di famiglia, no? Lo vedono proprio veramente come una persona disponibile, quindi a chiarimento, e quindi lo reputano veramente una persona che anche se dovessero sbagliare, che comunque li corregge in un modo veramente pacato e proprio per farli crescere proprio tecnicamente. Diciamo che il consolidamento del secondo posto, come dicevamo prima, no? Era, non dico che era scontato quest'anno, però al di là del fatto che comunque la Juve sta facendo il suo campionato e ha acquistato uno dei giocatori più forti al mondo, è il Napoli proprio che quest'anno comunque che è venuto un po' meno, perché poi rispetto all'anno scorso ha quasi, mi sembra, 10-13 punti in meno, una cosa del genere, 15 punti. Comunque 10 punti. Ha dimostrato, diciamo che dal punto di vista, è vero, è un nuovo ciclo come dicevamo prima, comunque l'involuzione tecnica c'è stata un poco, perché comunque ha mantenuto la stessa squadra dell'anno scorso, anche voglio dire, anzi avendo fatto degli innesti diciamo positivi, no? Come Fabian Ruiz, comunque non ha mantenuto proprio quella costanza di risultati che l'anno scorso comunque aveva. È vero che probabilmente l'anno scorso pensavano a vincere lo scudetto eccetera eccetera, però voglio dire, questo calo proprio tecnico dal punto di vista di concentrazione è l'unica pecca che secondo me si può dare al Napoli, ma a prescindere che poi sia andato meno, che ha proseguito il cammino in Europa. Però comunque rispetto all'anno scorso, non guardiamo la Juve, perché comunque la Juve ha mantenuto lo stesso ritmo dell'anno scorso e anche diciamo da parecchi anni a questa parte. È proprio il Napoli che probabilmente, anche ecco qua, tornando al discorso del parco giocatori, no? Facendoli ruotare tutti, comunque anche se hanno dimostrato che quando a volte sono andati in campo, proprio quella serenità che trasmette Ancelotti, quella che la fiducia tecnica gli ha dato a ognuno di loro, ognuno comunque ha fatto la sua parte, no? Perché uno si è assegnato, Unas quando è entrato certo. Ha fatto la sua parte, quindi le ha trasmesso proprio una serenità proprio dal punto di vista proprio mentale. Però posso farti una piccola cosa, scusami, per involuzione tecnica cosa intendi tu? Perché comunque Napoli... Involuzione tecnica di risultato più che altro, perché comunque rispetto all'anno scorso in Napoli in alcune partite... Se parliamo come risultato, sì, no, io parlo di risultato, però considera che Napoli, adesso non ricordo se anche meglio del Bayern di Monaco o subito sotto, è la squadra a livello europeo che crea più occasioni da gol. Quindi vuol dire che il gioco, e questa è una statistica insomma è abbastanza importante da valutare, quindi vuol dire che il gioco del Napoli è concreto, perché se la squadra, in Italia sicuramente, ora non ricordo se è anche la migliore d'Europa o sta subito dopo il Bayern, ora non mi ricordo. Però se è la migliore squadra, quella che tira di più in porta, che crea più occasioni da gol, vuol dire che il gioco di Ancelotti fondamentalmente funziona. No, io non sto criticando. Magari, per dire che cioè, l'evoluzione tecnica, forse perché non è arrivato il gol dell'1-0 perché... che ti ha permesso di fare i tre punti. Però fondamentalmente il gioco del Napoli è concreto, perché altrimenti non saresti la migliore squadra sicuramente per alcune... il numero di tiri. Non solo, ma poi anche migliorato dal punto di vista difensivo, perché l'anno scorso abbiamo subito 0,89 gol di media a partita, quest'anno siamo a 0,79, quindi è un punto insomma, quindi può sembrare poco ma è tanto, comunque è migliorato dal punto di vista difensivo. Però diciamo che, ti ripeto, dal punto di vista proprio dei risultati, in alcune partite l'abbiamo visto, voglio dire, è stato un po' calo. Ma questo anche l'anno scorso, però io ricordo Chievo, ricordo con il Sassuolo. Ho capito, però... C'è stata anche un'altra partita, non mi ricordo con chi, che abbiamo perso, abbiamo buttato via dei punti importanti. Anche se, voglio dire, l'allenatore, come giustamente diceva Ancelotti, no? Io li metto in condizione di segnare e poi non hanno quella cinicità proprio sotto porta, lui giustamente non ci può fare nulla, no? Perché noi vediamo che... Anche vero, abbiamo preso 27 pali, infatti, no, è vero che un numero di legni esagerato. Sì, ma al di là di questo, però, io vedo che i giocatori di Napoli, quando tirano, non hanno proprio quella, come diceva il presidente, la cazzimma proprio...
sotto porta che ti permette poi giustamente di vincere la partita. E l'ha confermato lo stesso Angelotti. Non è, no, poi, sono d'accordo. Infatti, non è proprio che... colpa mia, manca, che io li metto sotto la porta e loro poi non segnano. Manca quel passaggio. Questo step da fare, che c'è la Juventus e ancora non ci abbiamo, cioè che andiamo in campo ad aggredire ciò che vogliamo fare. Cioè ad esempio, come dicevi tu giustamente, arriviamo davanti alla porta, ci manca quella cinicità. Cosa che ci è mancata con il Liverpool, perché se Milik avesse segnato il gol dell'1-1 avremmo passato il turno. Ci è mancato con il Paris Saint Germain, che se avessimo fatto un fallo a centrocampo nei minuti di recupero, Di Maria quel tiro non l'avrebbe mai fatto. Ecco, su questo sono d'accordissimo con te. Però dal punto di vista del gioco non c'è stata questa grande evoluzione, perché comunque siamo la squadra che si tira di più in porta. Quindi il gioco funziona. Dal punto di vista dei risultati più che altro, perché poi il gioco, voglio dire, Napoli ha dimostrato in alcune partite veramente, diciamo, di un livello tecnico altissimo. Era solo il problema che giustamente, ecco qua, noto che i giocatori di Napoli proprio sotto porta non hanno quella lucidità proprio per segnare e per vincere le partite. E forse su questo deve ancora un po' lavorare Ancelotti, proprio per farli, perché io vedo anche altri attaccanti, no? Sono molto più accaniti sotto porta. Mi sembra che i nostri vogliono ancora quella giocata di classe, pallonetto. Sai quale giocatore ci vorrebbe? Salvatore Bagni della situazione, che fa la tirata d'orecchia ai compagni senza nessun problema. Secondo me è un tipo di calciatore che manca, ma al di là delle capacità tecniche, questo tipo di personalità che è pronto a richiamare il compagno in campo, facendogli proprio, perdonatemi il termine, però per rendere l'idea, la cosiddetta cazziata. Cioè, di avere quell'autorità che non deve essere Reina che si è in porta lontano, ma deve essere Bagni che sta a centrocampo. Ha la personalità e l'autorità per poter rimproverare il compagno in campo quando, come dici tu giustamente, sotto porta vuole ancora giochicchiare invece di essere concreto e segnare. Infatti questo è solo che sotto porta non è che fanno proprio, vogliono sempre fare tipo pure Insigne, no? Per l'amor di Dio, non è che sto discutendo le qualità di Insigne, però... No, quello è andato di fatto, non è... Vogliono sempre cercare il gol della domenica o dell'anno, però purtroppo a volte anche tirare di punta fa bene, perché l'importante è che il pallone entri, questo è il discorso. No, sono d'accordo. Il microfono, ecco. L'avvocato lo facciamo parlare. L'avvocato si è rubato il microfono. Avvocate, va bene, una volta, non è venuta la settimana scorsa. È colpa sua, noi lo facciamo venire più per un mese in punizione, no, ora. Lo mettiamo in castigo. No, io sono d'accordo con lui, perché il Napoli sta rispettando i piani che erano dall'inizio del campionato. Anche se noi perdiamo qualche posto, arriviamo terzo, quarto, i presupposti erano questi: fare un campionato che rientrava nei primi quattro e andare avanti in Europa, e noi lo stiamo rispettando. Logicamente, giustamente, anche se caliamo, perdiamo un posto, va bene lo stesso, l'importante è arrivare in finale. Non dimentichiamo che i grandi critici all'inizio del campionato ci davano come quinta, sesta forza. Quindi già è troppo quello che abbiamo fatto. Poi i vari giocatori, il discorso che Angelotti li fa giocare, Sarri non li faceva giocare, non è che io sono tanto d'accordo. Angelotti, venendo il primo anno, li fa giocare per valutare bene quello da fare nel secondo anno. Perché poi sappiamo bene, i vari Maximovic, le migliori partite che ha fatto, le ha fatte con la difesa a 3 in Champions. Ma quando gioco la difesa a 4, con i piedi di piombo che c'ha, non è che vada tanto bene. Quindi lui sta valutando tutte queste cose. La stessa cosa a Unas, certamente è un altro giocatore che non sarà riconfermato. Penso, io dico di no. Ti faccio una domanda. Se dovesse giocare centrocampista, Maximovic? No, io non lo vedo. Intanto ci sta questa possibilità, perché l'emergenza centrocampo... Ma non ce ne ha, non c'ha nessuno. Ha dato via Rock, che... poteva essere utile. Appunto. Adesso che deve fare? Se dovesse sceglierlo come centrocampista, tu io, no, io personalmente non lo sceglierei, però lui è Angelotti, vede meglio, ne capisce più di noi. Angelotti, quindi... con l'ottimo collega Paolo De Genio, figura di sé, stiamo qui a elogiarlo. Gli ha fatto una domanda specifica, lui ha risposto: uno tra Maximovic e Caglione potrebbe essere adattato a centrocampista. E io lo voglio vedere però giocare a centrocampo, non dirlo solamente, voglio vederlo quando giocherà. Con la Roma c'è l'emergenza, perché? Non è differente, perché sono rimasti Fabian e Allan. Io credo che faccia giocare a Caglione a centrocampo, non,
non si adatta sempre bene poi, e Calion, non dimentichiamo le ultime partite, il gol che ha fatto è stato, ha fatto il centravanti in realtà, perché Mertens svariava e lui si buttava al centro. Posso fare una domanda per tutti e tre, così vediamo che cosa rispondono. Come no? E se dovessimo riportare Insigne come quarto di centrocampo a sinistra e solo avere Milik, Mertens come coppia d'attacco, cosa ne pensate tutti e tre? In casa sì, le partite in casa sì, fuori casa non lo so. Azzardato? Un po' azzardato. Francesco? A me Insigne esterno non piace, perché ha imparato negli anni la fase difensiva, ma manca ancora quella fase difensiva. Sicuramente con esterno a 4 hai il terzino che ti copre, però comunque hai bisogno di un aiuto. Secondo me Insigne, una delle grandi invenzioni di Ancelotti è stata quella di, tra virgolette, reinventarlo seconda punta, un po' come giocava ai tempi di Pescara con Immobile. È stato un inizio positivo, poi si è un po' perso anche Scusa, perché... Scusa, ma non... a Pescara lui giocava a sinistra, non giocava, è che giocava... Giocava sicuramente esterno sempre a sinistra. Però era più vicino alla porta, sicuramente era più vicino alla porta. Più vicino alla porta, non tornava, questo sì, ma giocava sempre a sinistra. Perciò la risposta alla domanda di Mauro. Adesso ha imparato a tornare pure, a me invece a sinistra Insigne col 4-3-3 piace. No, però parla di 4-4-2. Col 4-3-3, col 4-4-3 lui giocava a Pescara così. 4-4-2 che necessita di uomo. Come centrocampista non lo so, però... far giocare Maximovic meglio Insigne. Proprio non gli piace Maximovic, insomma. Come non mi piace, sa, io dico la verità. Maximovic è una situazione estrema. No, ovviamente, si può inventare. Perché secondo me non è... Paradossalmente può rendere meglio di Caglion, perché ha fisicità. Pure secondo sicuramente me. C'è bisogno di... Anche già l'ha fatto in Serbia, quindi... No, secondo me no. Poi... Secondo me non c'è il passo il centrocampista. Ma io questo però essendo un, come diceva lui, un momento di emergenza, perché siamo rimasti con il Fabiano sperando che recuperi per la Roma, con Allan e Fabiano, Zielinski fuori per squalifica, Diawara fuori per infortunio, automaticamente hai solo due centrocampisti. Quindi se anche Fabiano dovesse mancare, chi fa il quarto con Caglion e Verdi o Younes o Insigne? Ma tu lo vedi a Maximovic fare il pazzo a centrocampo a correre? No. Parliamo sempre di una condizione di emergenza, però. Cioè, là ci sta un vuoto che va contro la Roma, poi. Non lo vedo, poi. Vediamo. Spero di sbagliare. Allora, poniamo il caso, speriamo di no, che Fabiano non dovesse recuperare dall'influenza. Caso anche concreto. Quindi non è da escludere. Si è aggregato da pochissimo, ma non è Tu chi metteresti come secondo di centrocampo a fianco ad Caleon. Caglion. Francesco, Roma-Napoli, che partita sarà? Si ritorna dalla sosta belli bella, con un test bella probante. La Roma di Ranieri è una Roma di transizione. Si arriverà a fine anno per cercare poi di riportare la Roma ad alti livelli. La Roma quest'anno non è andata malissimo, ma non è neanche andata troppo bene. Io non faccio neanche riferimento all'anno scorso, alla semifinale col Barcellona, perché è stata sicuramente una situazione, non voglio dire casuale, però la Roma non è arrivata veramente molto in avanti, fa piacere per il calcio italiano, però non è una squadra abituata a stare a quei livelli e quest'anno l'ha dimostrato, ha cambiato tanto, ha fatto cessioni che probabilmente in molti avrebbero fatto, perché rifiutare 80 milioni di euro per Allison è da folli. Però non è stata sostituita egregiamente la difesa, essenzialmente. La Roma ha preso in campionato un gol in meno rispetto al Cagliari, che con tutto il buon cuore però lotta per la retrocessione. Certo. La Roma sta lottando per la Champions League. La partita è interessante, anche per la Roma ci saranno defezioni importanti, non ci sarà Florenzi, non ci sarà il Sharawi. Bisognerà vedere un attimo di capire come Ancelotti affronterà, proprio perché questa emergenza a centrocampo è importante e la Roma a centrocampo si sta ritrovando. Ranieri ha cambiato un po' sistema di gioco, sta cercando di inserire Zaniolo, che è il giocatore sicuramente da tenere d'occhio, non solo per questa stagione dove è esploso, ma per il futuro, per il calcio italiano ce lo auguriamo tutti. Sarà sicuramente una bella partita. La Roma a Napoli, si possono anche fare corna, toccare legno, gioca molto bene. Negli ultimi due anni ha vinto, è una squadra che sicuramente riesce a fare bene. Napoli dovrà trovare le contromisure, secondo me, per fermare il centrocampo della Roma, perché lì ci può essere... Abbiamo pareggiato quest'anno. A Roma? Napoli a Roma? Sì, sì, scusa, sicuramente. All'Olimpico sono partite molto importanti, la Roma vorrà fare bene, perché sicuramente...
l'anno scorso in se a stesso. Napoli non, sicuramente sì, non è facile, non fa benissimo, però è importante riuscire a bloccare il centrocampo e provare a puntarla in difesa, dove lì è il punto debole della squadra giallorossa. Mauro, cosa deve temere il Napoli di questa Roma, o deve temere anche se stesso magari? Allora, innanzitutto le partite dopo le nazionali sono sempre difficili da interpretare, punto primo, questa è già la prima difficoltà. La seconda difficoltà, anche il Napoli sta in emergenza come la Roma, soprattutto la cosa da temere è che quando queste squadre stanno in un momento di crisi, hanno bisogno di riscattarsi, puntualmente si trova in Napoli a doverla affrontare. E fanno la partita della vita. E quindi fanno la partita della vita, anche che giustamente per loro è una partita da dentro fuori. Se non dovessero vincere, il Milan già sta 4 punti avanti, se non dovessero vincere con il Napoli rischiano seriamente di stare fuori dalla Champions. E fuori dalla Champions, già con i problemi di fair play finanziario che ha la Roma, perdere anche gli introiti alla Champions l'anno prossimo significa stravolgere totalmente la squadra, cedendo anche gli ultimi giocatori forti come ad esempio Manolas e lo stesso Dzeko e chi lo sa anche Zaniolo, e per poter comunque poi rientrare con rimettere a posto i bilanci. Quindi è soprattutto una partita fondamentale per la Roma, ed è questa la cosa da temere, perché la Roma non si può permettere il lusso di perdere anche un pareggio, per lei è deleterio. Quindi e questa è la più grande difficoltà di questa partita, che troviamo una squadra arrabbiata, che ha bisogno di punti, ha fame di punti, ha fame di riscattarsi dopo le tante polemiche. Poi io, quando riguarda il Napoli, torniamo al discorso di prima, paghiamo un attimino queste due cessioni di Hamsik e Rog, alle quali sono aggiunte le squalifiche di Zielinski e l'infortunio di Avarà, sperando di recuperare Fabiani. Il centrocampo nostro, ahimè, è un attimino ridotto all'osso, quindi in emergenza. Mario e Luigi. Beh, che dire, è una partita di consolidamento, no? Come dicevamo prima. Il problema è giustamente affrontare con una delle squadre che poi a Roma, o quantomeno quando affronta il Napoli, fanno la partita della vita. È una delle squadre, una delle poche, ma comunque ci sta. No, una delle poche proprio che, voglio dire, poi capita, poi nel momento in cui per giù il loro periodo, che giustamente quando il Napoli incontra queste squadre fanno la partita della vita. È vero che stanno pure loro in emergenza come lo siamo noi, però il Napoli ha dato sempre dimostrazione che quando è andato a Roma ha fatto una delle partite migliori, sperando che lo confermi anche domenica, anche perché, voglio dire, al di là dell'emergenza al centrocampo, che poi Ancelotti sicuramente sarà a colmare con le sue doti, voglio dire, proprio tecniche. No. Ma potresti pure con l'avvocato, voglio dire, mettere l'avvocato a centrocampo. Una garanzia. E quindi è una partita da affrontare con la giusta mentalità, sperando proprio che il Napoli la faccia veramente con la cattiveria agonistica e che poi prepari al meglio la partita che poi sarà tra due settimane con l'Arsenal, che quella è la partita proprio dell'anno. Ma Luigi, a te il commento finale. Vediamo un po', la situazione è questa: noi l'affrontiamo con la testa all'Europa League, loro affrontano con la testa al campionato, alla Champions League. Però ci vuole tempo per l'Europa League, quindi, sì, sono ancora un ma po'. La testa, sta là, sì. C'è poco da fare. Loro per me hanno qualche chance in più. Io spero che il Napoli, mi accontenterei di un pareggio, anche di una vittoria da tifoso, spero che vinca, però non lo butterei un pareggio. E strano, perché tu sei sempre ottimista. Sì, Luigi, ma te lo dico. Loro, non me l'aspettavo loro, questa. Ma io sono d'accordo con lui, d'accordissimo, perché la Roma è una delle ultime chance che ha per agganciarsi alla Champions. E il Napoli è pagato, bello, calmo, pensando all'Arsenal che deve venire. Quindi poi il centrocampo, che ci mancherà qualcuno, qualche esperimento, qualcosa. Speriamo che vinca. Secondo me lo dice per Maximovic, però, centrocampista. No, che c'entra. Io magari 1-0 con di Maximovic. Mamma mia. Veniamo a festeggiare. Fortunato di Zeppola. Esatto, è vero. Grande Zeppola la settimana scorsa del Club Napoli di Cercola. Noi siamo in chiusura, cari amici. Quindi ringrazio i miei ospiti, Mauro Guerrera, grazie mille. Grazie a te Alessia. Francesco Vassura, grazie l'invito, buonasera a tutti. Club Napoli Cercola, ciao Mario Alessia, Benditto. Buonasera a tutti e grazie dell'invito. Luigi Montella. Grazie Alessia, grazie alle zippole della settimana prossima. Saluti anche
al presidente Agostino Romano. Io ringrazio voi telespettatori, anche chi ci ha seguito in diretta su Facebook, e vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre martedì alle 21:30 con Area Gol. Alla prossima.